Ciao a tutti e bentornati nuovamente nella mia cucina. Anche oggi ho deciso di realizzare una torta, questa volta ispirata al carnevale. Andrò a inserire delle decorazioni realizzate in pasta di zucchero, si tratta di pagliacci. Se volete vedere passo passo come la andrò a realizzare, vi consiglio di guardare questo video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Occorrerà un panispagna falcito, crema di burro, pasta di zucchero bianca, zucchero a velo, un foglio di carta forno e un mattarello. Vediamo come procedere. Vado ad applicare su tutta la torta un leggero strato di crema di burro. La torta è stata interamente ricoperta di crema di burro. Ora vediamo il prossimo passaggio da fare. Verso sulla carta forno lo zucchero a velo, così quando andremo a stendere la pasta di zucchero non si attaccherà al piano da lavoro. Stendo con il mattarello la pasta di zucchero, vado a realizzare una sfoglia piuttosto sottile. La pasta di zucchero è stata stesa, ora la andrò ad avvolgere al mattarello. La pasta di zucchero la vado ad applicare sulla torta. Con l'aiuto di questo attrezzino faccio aderire la pasta di zucchero alla torta. Vado a tagliare l'eccesso di pasta di zucchero. La torta è stata interamente ricoperta con la pasta di zucchero. Ora vi mostrerò le decorazioni che andrò a inserire sulla torta. Andrò a inserire questi confetti colorati dalla forma un po' particolare. Poi utilizzerò queste decorazioni realizzate in cioccolato. Andrò a inserire i pagliacci realizzati in pasta di zucchero. Utilizzerò questi palloncini in plastica e andrò a inserire questi zuccherini immesti. Andrò a inserire anche queste caramelle colorate e questa poltrona in plastica. Questo è il risultato finale, questa è la mia idea sulla torta per il carnevale. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, ciao e alla prossima!